Clamoroso, clamoroso esperimento di 1000 accendini. Qui abbiamo il WD-40, qui abbiamo una lampadinetta che avevo nel cassetto da anni e qui abbiamo una pila nuova, quella vecchia era marcita. Non so se si vede, no, non si vede, dentro c'è tutto arruzzunito e io prendo la pila nuova, però prima do una bella schizzata così al contatto. Metto un po' di cartaccia sotto così se dovesse colare non sporco. Ok, bella schizzata qua al contatto. Poi diamo una bella schizzata anche a questo contatto qua. Ok, col WD-40 tutto quanto bagnato. Metto la pila per questo verso, vedete come cola dalla punta. Oh 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 oh, oh. Mi bagno. Bagno il tappetino. Ok, vedete che cola dalla punta, quindi non è subacquea, va bene? Ora io avvito e la lampadina, nonostante anni, si accende. Funzionerà da buon isolante sto WD-40 in modo tale che la lampadina non si spenge? Lo scopriremo tra poco. Incredibile, è diventata subacquea. Guardate, avete visto le bollicine? È entrata l'acqua sicuramente dappertutto e la lampadina praticamente è accesa, non va in corto nonostante si trova nell'acqua. Questa è la dimostrazione che WD-40 è un ottimo isolante. Guarda, è diventata una lampadina subacquea, è completamente sott'acqua. Eccola qua, la tiriamo, la mettiamo a testa in giù. Incredibile ragazzi, è diventata subacquea, una torcia subacquea, una normale torcetta di quelle che ti regalano così. Guarda, qui c'è la guarnizione, possiamo anche proprio bagnarla nell'acqua la pila, ok? La bagniamo nell'acqua, la rimettiamo dentro. E non va in corto, non va in corto, è incredibile. Incredibile ragazzi, solo da 1000 accendini, solo da 1000 accendini la torcia subacquea. Prossimamente faremo l'esperimento con il telefono subacqueo, vediamo se io ho il Samsung Note, vediamo se riusciamo a lavorarci sott'acqua. Però adesso facciamo la torcia, iniziamo con la torcia subacquea, pazzesco ragazzi, pazzesco, non va in corto. Riempiamo d'acqua, la risvuotiamo, mettiamo dentro, riavvidiamo, è pazzesco, sempre accesa, è incredibile, eh? Poi dici perché non fai più magie? E questa che è? WD-40! Scorriamo i menu, vediamo, andiamo nell'home page, selezioniamo i numeri, funziona benissimo anche in viva voce, tutte quante le funzioni del nostro cellulare sono assolutamente valide, compresa quella della nostra fotocamera, quindi potremo fare delle fotografie subacquee dato che il profilattico